troviamo in compagnia di Gaudiano. Ciao Luca, benvenuto. Ciao. Inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo da Polvere da Sparo, che è il brano in concorso al prossimo Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. Beh, partiamo da questo appuntamento che è sicuramente tanta roba e ti chiedo come stai vivendo questo momento di preparazione e in che modo stai esorcizzando in qualche modo l'attesa. Allora, sì, chiaramente è un appuntamento molto importante, però sto cercando di non farlo diventare, diciamo, la cosa più importante di tutte, perché si rischia di metterci troppo carico su questa attesa. Quindi cerco di esorcizzarla lavorando su quella che è la mia produzione, e quindi su tutte le canzoni nuove che usciranno in un album che immagino sarà orientato verso il periodo autunnale, e sto lavorando molto sulle mie canzoni. Sono molto preso da lavorare sui pezzi, sono abbastanza ispirato in questo periodo, quindi sono contento, e l'appuntamento di Sanremo cerco di attenderlo con il vivermi la quotidianità nel modo più sereno possibile, appunto lavorando e concentrandomi sulla musica, e consapevole del fatto che quel giorno arriverà. Adesso siamo del tutto sicuri che il festival si farà, quindi dobbiamo solo attendere, farci trovare pronti a tutti gli appuntamenti, quindi alle prove e alla preparazione della serata stessa. Polvere da Sparo è un brano dotato di grande pathos dal punto di vista prettamente e soprattutto testuale e di alcune interessanti intuizioni dal punto di vista musicale. Quindi ti chiedo come siete arrivati a questa commissione insieme a Francesco Cataldo, che è il producer. Sì, abbiamo seguito la strada del concetto di contrasto. Non volevo che la musica di Polvere da Sparo andasse a sottolineare la drammaticità del brano. Di conseguenza ci siamo orientati verso un mondo musicale e sonoro che desse risalto alla tematica, ma senza appesantirla, senza andare ad evidenziare determinate criticità sotto un punto di vista poetico e drammatico che il brano già esprimeva da solo, quindi non c'era bisogno di andarla a rendere ancora più drammatica. Infatti Francesco è riuscito, secondo me, a smorzare i toni diciamo più noir del brano, dandogli una freschezza sicuramente che non poteva venire dal mio punto di vista. Il suo, quindi, in questa sede è stato fondamentale. E credo che ne sia venuto fuori un ottimo lavoro, perché io sono davvero felice di cantare Polvere da Sparo su un arrangiamento così, e devo dire che è stata ulteriormente implementata la canzone sotto un punto di vista, secondo me, di forza, con l'aiuto del maestro Valeriano Chiaravalle, per quello che sarà l'arrangiamento che potrete ascoltare nella serata del festival, in cui diciamo l'ingresso degli archi sul brano è veramente emozionante, di sostegno, di implemento, e dà notevole forza al brano senza stravolgerlo. Con molta, devo dire, eleganza sono riusciti a fare un lavoro musicale eccelso, quindi non posso che essere felice. Hai ricevuto dei particolari commenti, dei feedback riguardo questa canzone sui social, da amici? Sono stato piacevolmente sorpreso e davvero contento del fatto che il giorno che sono andato a fare le prove a Roma per l'orchestra, con l'orchestra, all'uscita una giornalista della RAI mi ha fatto presente che ero piaciuto molto, aveva avuto modo di confrontarsi con la moglie di Domenico Modugno, e che si è a quanto pare espressa in maniera favorevole su di me, e io non posso che esserne assolutamente contento e grato. A parte questi, diciamo, complimenti più noti, più importanti, di maggiore rilievo sotto un punto di vista pubblico, sono contentissimo del fatto che la canzone, che il mio progetto, che il mio modo di esprimermi, i miei canali espressivi siano stati davvero
tanto, tanto, tanto compresi, accettati, ma anche tifati da tantissime persone che mi hanno scritto, mi hanno raggiunto sui miei canali social e si sono ritrovati nella mia canzone, hanno ritrovato la propria storia e io non credevo di poter condividere la mia esperienza con così tante persone. E sono tantissimi i messaggi che mi hanno colpito, mi sono arrivati dritti al cuore perché le persone ci hanno tenuto a condividere con me la loro storia, che secondo me nel momento in cui tu crei una canzone e questa si fa canale tra più storie, credo che non ci sia, credo che il bersaglio in quel caso possa definirsi centrato. Facciamo un breve salto indietro nel tempo, Luca, chiedendoti se c'è stato un momento particolare, un'epifania in cui hai capito che tu e la musica eravate fatti l'uno per l'altra, oppure se è stato un processo più graduale. Sicuramente è stato un processo graduale fatto di studio, di formazione che non ho tralasciato perché alla base di un percorso secondo me forte e solido bisogna costruire delle fondamenta che ti permettano di mantenere una sicurezza a 360 gradi, quindi che non si esprima esclusivamente nella creazione, nell'istinto creativo. Al quale possiamo fare riferimento grazie a quello che magari è il nostro talento più spontaneo, ma tutto deve essere sorretto chiaramente da una preparazione, che credo sia la cosa di cui vado più orgoglioso man mano che vado avanti nel mio percorso, il fatto di sentirmi sicuro dei passi che ho fatto per arrivare dove sono, che alla fine non è niente, è solo un punto di passaggio verso quello che continuerà ad essere. E se dovessi fare riferimento ad un evento in particolare, sicuramente mi viene in mente quando io per la prima volta ho messo piede sul palcoscenico di un teatro, lì ho capito che l'arte non sarebbe stata soltanto una passione nella mia vita, ma avrebbe diciamo calzato il ruolo del protagonista, quindi sarebbe diventato anche il mio lavoro, la mia vita in generale. E quando ho finito di scrivere Polvere da Sparo, ho capito che probabilmente avevo qualcosa da dire, quindi sicuramente è stato uno slancio notevole. Tornando al presente, o perlomeno all'immediato futuro, prima anticipavi che naturalmente stai lavorando ad altra musica, in autunno probabilmente uscirà il tuo primo disco. Quindi ti chiedo, cosa dobbiamo aspettarci dalle tue future produzioni? Cioè, Polvere da Sparo e le precedenti, Acqua per Occhi Rossi e Le cose inutili, in qualche modo sono un biglietto da visita rappresentativo di quello che ascolteremo, oppure ci saranno delle sorprese? Ti indirizzerai anche verso altri orizzonti. Io cerco di orientare la mia produzione sempre attraverso un fil rouge, un concept che diciamo sia messaggio di verità rispetto a quella che è la mia vita. Cerco di non aggrapparmi a quelli che sono i trend musicali e discografici perché secondo me il messaggio di verità arriva attraverso una ricerca di identità propria. Che io sto ancora cercando, cioè sto ancora navigando a vista per quanto riguarda secondo me, l'identità espressiva e non me ne nascondo. Chiaramente sono tante le influenze che quotidianamente mi colpiscono e sono lì pronto con le antenne ben dritte a cercare di prendere il meglio come una spugna da chi ritengo più a fuoco. Rispetto a me, quindi credo che l'ispirazione sia qualcosa di molto liquido e che di conseguenza quello che c'è stato prima, come le cose inutili, come Acqua per Occhi Rossi, siano stati un momento, il frutto di un momento di riflessione come quello della quarantena, del lockdown, in cui io mi sono voluto soffermare sulla nostra condizione esistenziale in un periodo così in cui abbiamo dovuto renderci conto che la vita doveva per forza di cose prendere un'altra strada e Polvere da Sparo come spartiacque, diciamo, della mia vita artistica, il momento in cui io praticamente probabilmente divento cantautore.
il disco si orienterà proprio sulla qualità dei rapporti umani, su come noi ci rapportiamo nella sfera affettiva agli altri, che credo sia la cosa sulla quale bisogna stigmatizzare in questo momento, specialmente per noi artisti. Credo ci sia necessità di soffermarsi sui rapporti umani. In un momento storico così particolare, per certi versi complicato, questo sicuramente sarà un festival diverso dagli altri. In questo clima inedito, cosa ti piacerebbe riuscire a trasmettere come messaggio a chi ascolterà la tua canzone? Che le canzoni, diciamo che la forza delle canzoni è data dalle storie, e che a volte certe storie, viaggiano da sole. Io, scrivendo Polvere da Sparo, metto avanti la mia storia, prima di me cantautore, prima di me musicista, prima della canzone, metto avanti la storia, quello che ho vissuto, ed è quello che fa da collante. Con le persone che si ritrovano in una canzone, ma anche semplicemente in una sensazione. E quindi quello che mi piacerebbe trasmettere è il concetto di musica come conforto, come qualcosa di salvifico, che può arrivare lì dove magari in un periodo di forte incertezza come questa, in cui abbiamo perso dei valori come possono essere quello della fede per chi crede, o quello degli affetti per chi ha forte legame affettivo con la famiglia, magari in periodi in cui si è sentito totalmente da solo e crede di aver toccato il fondo, probabilmente la musica può arrivare a colmare determinate voragini che altre cose o altre persone non riescono. Quindi è questo che mi piacerebbe trasmettere con la mia musica e con la mia interpretazione. E per concludere, al di là della vittoria e della possibilità di aggiudicarti la famosa statuetta con il leoncino e la palma, che di sicuro farebbe bella figura anche nel tuo salotto, ti chiedo Assolutamente. cosa rappresenterebbe per te il riconoscimento più importante, il vero traguardo, la vittoria per te di questo festival? Rappresenterebbe il giusto coronamento non solo di un mio lavoro, ma di un lavoro diciamo comune che io condivido quotidianamente con una squadra eccezionale con la quale mi confronto quotidianamente. Che comprende anche la mia famiglia, quindi è qualcosa che vinceremmo tutti insieme. In quel caso, veramente sul palco del Teatro Ariston, non sento che sia una sede sulla quale fare riferimento solo a me. Ecco, credo che si arriva tutti insieme e sono diciamo, il portavoce di un gioco di squadra. Più ingarbugliato che possa fare riferimento solo ad una sola persona. Quindi lo dedicherei a tutte queste persone che lavorano con me quotidianamente, che mi stanno vicino, che mi vogliono bene e che hanno portato Polvere da Sparo, il progetto discografico Gaudiano, ad essere qualcosa, che merita di farsi sentire e di dire la propria. Grazie Ringrazio Gaudiano per essere stato con noi. a voi. Ricordo il titolo del brano, che è Polvere da Sparo, che avremo modo di ascoltare e apprezzare in gara al prossimo Festival di Sanremo. Che dire, in bocca al lupo per questa avventura e alla prossima. Lunga vita al lupo!